Riccardo Polizzi Carbonelli al Delle Palme con Nina, in cui interpreta Gérard Dupuy. Come Gérard Dupuy è in cosa è diverso da Roberto Ferri? Praticamente in tutto. Forse c'è una vicinanza per quanto riguarda alcune superficialità nel non approfondire i rapporti, quindi Gerardo è un seduttore che però si è un po' stancato di sedurre, un po' annoiato, che sta cominciando a pensare come cambiare la sua vita, però intuisce più che altro da un punto di vista istintivo, animale, animalesco, ma non ha gli strumenti intellettivi per cambiare. Questo rende la commedia molto moderna, perché André Roussin non parla di personaggi in maniera, diciamo, psicanalitica, come potrebbe fare, diciamo, Pirandello, senza volerlo scomodare adesso necessariamente, però rimane una piccola denuncia sulla società di un'epoca che veniva dal dopoguerra, dalla seconda guerra mondiale, una denuncia però in chiave di commedia. Quindi Gérard Dupuy nell'inizio della commedia è determinato a lasciare la sua amante Nina, interpretata da una straordinaria Vanessa Gravina. Nel momento in cui lui arriva a questa determinazione, però ha un impulso sentimentale, una fascinazione nei confronti di una Cecilia, che comunque è una donna sposata, quindi anche qui di nuovo il termine dell'impegno per non approfondire, arriva il marito di Nina, interpretato da Edoardo Siravo, uno spassosissimo Edoardo Siravo, e praticamente arriva a scombinare i piani. E qui la commedia di André Roussin, che in un certo senso scardina il classico meccanismo della sorpresa, ovvero quello che il marito o la moglie sorprende il coniuge con l'amante. Invece è l'amante Nina che sorprende il marito con l'amante nella casa dove si stava recando lei, e da qui parte tutta una... Roberto Ferri è sicuramente un personaggio che mi ha dato tanto e che mi ha fatto ritornare anche in un certo qual modo a questo teatro, teatro brillante, dopo un po' di anni da cui mancavo. Fare sempre personaggi anche in teatro, però per breve tempo, drammatici, mi ha messo in grave difficoltà con i miei colleghi quando loro dovevano fare delle battute comiche. Io gli ridevo in faccia, perché, diciamo, non sono più tanto abituato a reggere la comicità, quindi è stata una bella palestra e loro mi hanno sopportato. In più vorrei ricordare Carlo Di Maio, che fa uno spassosissimo ispettore alla maniera di Clouseau, nella tipo Pantera Rosa, e Fabio Vasco, che fa il marito di un amante di Gérard Dupuy, ovvero Renato Redon Lamour. Vanessa Gravina al Delle Palme di Napoli con Nina. C'è qualcosa che ti lega a questa città, che è la tua interpretazione in 32 dicembre di Luciano De Crescenzo. Io ti chiederei di parlarci dunque della città, del tuo legame con la città e di Nina, di svelarci qualcosa in più su questa donna che è il vero perno di un triangolo amoroso. Allora, la prima esperienza, questa che tu dicevi con Napoli, hai detto bene, parliamo di 32 dicembre, quindi l'anno era 1987, io avevo 13 anni ed ebbi veramente questa grande fortuna di incontrare questo filosofo, scrittore meraviglioso, questa figura splendida, appunto, di Luciano De Crescenzo, con attori strepitosi, Enzo Cannavale, Renato Scarpa, Marina Confalone, insomma, un'esperienza molto bella, molto appassionante e molto divertente. Napoli è una tradizione che si rinnova, devo dire, nel mio curriculum. Quest'anno io sono stata qui anche per Napoli Teatro Festival a giugno, dove ho fatto Anais Nin, Diario di sé, di un autore napoletano molto bravo, in gamba, un poeta, scrittore, che è Luca Cedrola, che ha raccontato la storia di questa grande eroina romantica del Novecento. E un'altra grande eroina romantica, appunto Nina, che esce dalla penna di André Roussin, dalla mente di André Roussin, che scrive la storia di questa donna straordinaria nel 1949,
Nina è una commedia esilarante, commedia borghese per eccellenza, che racconta la storia di tre creature un po' confuse, un po' diciamo alla ricerca di un orizzonte che probabilmente non ci sarà, ed è il classico, diciamo, classico triangolo quasi perfetto marito, moglie, amante. Nina è una donna straordinariamente imprevedibile, folle, estremamente lucida nella sua follia e soprattutto nella sua follia che è in realtà una disperata ricerca d'amore. Una commedia che ovviamente ha dei percorsi intelligenti, raffinati nei confronti dei personaggi che sono protagonisti di questa storia. Io mi sto veramente divertendo molto. È uno spaccato di un, come dire, un ritratto di un mondo borghese, un interno borghese che in realtà è una denuncia contemporanea di una società forse apparentemente troppo perbenista e poco relazionale. Edoardo Siravo a Napoli con Nina al Delle Palme in scena. Ci racconti un po' come fa un attore a destreggiarsi tra le mille cose che fai tu, perché davvero ce ne sono tantissime: direttore artistico di vari festival, doppiatore, attore in serie TV, attore in teatro, attore in film. Ci racconti come si fa? Ne ho combinate di tutti i colori, effettivamente. No, come si fa? È che ho un po' dedicato la mia vita al lavoro, forse sacrificando altre cose. Infatti un po' mia figlia si è arrabbiata con me negli anni, però insomma anche la vita sentimentale un pochino, quindi un po' chiaramente. Però poi la passione dell'amore è quella del teatro, la passione per il vero amore, forse il vero, la vera moglie mia è il teatro, e quindi mi sono dedicato a queste cose. Più ovviamente ho fatto il direttore artistico anche qui vicino a Napoli, a Campobasso per tanti anni, poi al Teatro dei Due Mari in Sicilia, doppiaggio, sì, tanto doppiaggio, voce di Christopher Walker, di Depardieu, di John Goodman, ultimamente ho doppiato pure, come si chiama, Kevin Costner, insomma, quindi ne ho combinato un po' di tutti i colori, cercando però di mantenere una qualità alta, perché poi questo è quello che mi interessa, mantenendo sempre appunto la grande passione per il teatro. In Nina sei il marito di Nina. Te la devi vedere con una donna che, a quanto ho capito, si mostrerà la più abile, volitiva, decisa dei due uomini con cui deve vedersela. Ci racconti un poco qual è il tuo personaggio e su che base ti sei preparato per interpretarlo? Ma insomma, prima di tutto è vero, Nina è volitiva, ma come spesso succede nella vita, le donne sono più forti, soprattutto nell'aspetto sentimentale e affettivo, no? Ce l'hanno proprio nel DNA, uomini un po' più carenti da questo punto di vista. E qui abbiamo proprio il personaggio interpretato io, è veramente... siamo al limite della follia, un marito che prima cerca di uccidere l'amante, poi cerca di uccidere Nina, poi cerca di uccidere se stesso, insomma ne combina di tutti i colori e non riesce per fortuna in nessuno dei suoi intenti. È una storia molto divertente che però sotto si comincia già a vedere negli anni 50, quando la scrive Roussin, la crisi della famiglia, la crisi del rapporto uomo-donna, no? Che magari prima era più regolarizzato, da regole anche un pochino stantie, però la deflagrazione è stata un po' complessa negli anni, no? Adesso credo si vada a recuperare un po' il rapporto uomo-donna, e insomma lui lo indica in maniera divertente e divertita.